sono delle mostre, le piccole mostre che si sono chiaramente, insomma, possiamo dire che questa è la mostra più, come dire, più consistente, insomma, che sia stata realizzata su Morandi nel nostro territorio. Segue poi tutto l'apparato iconografico che comprende tutte le opere esposte in mostra e qualche opera di confronto. Poi c'è la parte documentaria che è estremamente consistente ed ha un filo conduttore che riguarda le lettere tra Vicini e Morandi che vanno dagli anni, insomma, dagli anni di Accademia fino alla morte di Vicini, e non solo le lettere tra i due, ma anche tutte le lettere di Vicini in cui si fa riferimento a Morandi e viceversa. In questo percorso si innestano mano a mano degli approfondimenti, allora un approfondimento sul futurismo e dei documenti legati a questo, quindi i racconti di Bruto, quindi un viaggio al lupo di Riccardo Bacchelli e la rassegna stampa dell'Hotel Baglioni. Poi un altro approfondimento è sugli anni di guerra, cioè sulla prima guerra mondiale e il primo dopoguerra, e gli altri approfondimenti sugli anni 10, quindi il racconto di Vicini dell'incontro con Modigliani a Parigi e altri testi riguardanti Morandi. Poi altri approfondimenti riguardano i rapporti tra Vicini e i Miglioni, cioè gli anni 30, no? Quindi la Galleria Miglione, e rapporti tra Morandi e Gino Ghiringhelli, che era uno dei due proprietari insieme al fratello Peppino della Galleria Miglione e che ha avuto un rapporto strettissimo con Morandi, tanto che Morandi è morto nel 64, nello stesso anno è morto Gino Ghiringhelli, e nel bollettino del Miglione dedicato a lui in molti scrivono che non era così casuale che dopo qualche mese dalla morte di Morandi Ghiringhelli si sia spento, perché dicevano che lui era stato, diciamo, più della morte di un fratello. Quindi c'è il carteggio appunto tra Morandi e Ghiringhelli. Un altro nucleo di approfondimento chiaramente riguarda Marchiori, quindi le lettere, l'epistolario di Ciro Marchiori, una selezione di questo epistolario, poi i carteggi tra Morandi e Marchiori e poi i due approfondimenti sulle biennali. Quindi Morandi e la biennale del 48, corrispondenza intorno alla biennale appunto del 48, e poi Vicini e la biennale del 58, e questo mi fa piacere ricordarlo, riguardo a ciò, l'approfondimento riguardo delle lettere inedite scritte da Ugo Apollonio a Luigi Dania. Ecco, a questo proposito volevo sottolineare l'importanza, intanto anche per questa mostra, dei racconti che ho potuto raccogliere qualche anno fa del professor Dania, che mi ha raccontato, insomma, mi raccontava di quando andava con Morandi, con Vicini a trovare Morandi a Bologna, insomma la frequentazione, insomma, che aveva appunto con Vicini, e la disponibilità che lui ha dimostrato cedendo al centro studi le copie di tutto l'archivio relativo a Vicini, la possibilità quindi di consultare questo materiale per questo catalogo. In questo frangente ho ritenuto opportuno scegliere queste lettere inedite, appunto, che Ugo Apollonio, che è il critico che ha presentato Vicini nella Biennale del 58, ha mandato a Dania. In particolare ce n'è una, secondo me, molto toccante, scritta da Ugo Apollonio subito dopo la morte di Vicini, in cui desolato, no? Quando ancora i dipinti erano appesi alle pareti del padiglione dei giardini, lui scrive a Dania e dice: vabbè, che possiamo fare? Appendere una corona alle pareti? E dice: forse abbiamo fatto troppo poco per lui, insomma, c'è questo rammarico per essersi resi conto forse un po' troppo tardi della grandezza di Vicini. E chiude il catalogo poi la nota biografica e le due bibliografie. Quella di Vicini è curata da Luigi Formentini, che pure è qui presente in sala. Volevo dire che sia Luigi Formentini, che è già stato direttore del Centro Studi, che Osvaldo Rossi sono da molti anni componenti del Centro Studi Osvaldo Vicini. Quindi l'editore del catalogo, diciamo, di Oggi di Storia, e quindi se vi va di prenderlo, leggetelo poi.